Benvenuti alla nuova puntata della rubrica La vostra opinione conta. Oggi ci occuperemo del vincolo quinquennale, cioè della disposizione che vieta a tutti coloro che sono stati assunti dal 1 settembre 2020 di potersi spostare dalla propria sede entro 5 anni dalla nomina in ruolo. Benvenute alle nostre ospiti, Katia Lamari e Serena Bolognini. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, siete due insegnanti che siete entrati in ruolo dal 1 settembre dello scorso anno, del 2020, e quindi siete state colpite dalla norma che prevede l'impossibilità di spostarsi, di chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo indeterminato in altro ruolo o classe di concorso, soltanto dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità. Quindi questa norma, che risale al 20 dicembre del 2019, ha fissato per tutti coloro che sono entrati in ruolo dal 1 settembre 2020 l'inamovibilità. Katia, ci può raccontare in breve la sua esperienza? Sì, allora io sono entrata di ruolo con Gaeco Riserva nel 2018, avevo il posto a 5 km da casa, ho partecipato al concorso straordinario per entrare in ruolo senza riserva. Quest'anno è arrivato il mio turno e sono entrata da concorso straordinario, però in provincia di Brescia. Io arrivo dalla provincia di Milano, sono stata spedita a 100 km da casa. Ho chiesto anche quest'anno, ho chiesto l'assegnazione temporanea perché ho un minore di 3 anni, perché io ho 3 figli, mi è stata negata. Io l'avrei dovuto chiedere a luglio del 2020, ma io non sapevo di andare a finire a Brescia. Per cui io ho partecipato al concorso nel 2018, ma il concorso diceva vincolo di 3 anni con possibilità di assegnazione, di utilizzo e di assegnazione temporanea. Quindi mi sono ritrovata catapultata lì e quest'anno sono a casa in congedo parentale perché non sono riuscita ad organizzarmi con i 3 bambini, i più piccolini di 16 mesi. Io Bene, e Katia, quanti anni ha lei? ho 40 anni, 40, e ho iniziato nel 1999 con le supplenze. Bene, adesso la parola passa a Serena, mi dica. Buonasera, anch'io come Katia, dopo tanti sacrifici, 3 lauree magistrali, perché comunque il mio scopo, il mio obiettivo era insegnare alla secondaria, ma purtroppo non ci sono molti posti, ho conseguito la laurea in formazione primaria, insegno annualmente dal 2011 sotto casa, perché comunque non ho mai fatto più di 15 km, ho sostenuto il concorso in Lombardia dove sono nata, dove risiedo. E dalla provincia di Mantova sono stata spedita a Milano, quindi io dovrei sostenere 550 km tutti i giorni. Sono incinta e lo ero già quando appunto sono stata messa in ruolo a settembre ed ho un'altra bambina che non ha neanche 2 anni. Quindi attualmente anch'io sto usufruendo del congedo parentale, però la situazione è insostenibile, cioè io non riesco neanche a pensare di poter fare un anno di prova a 550 km da casa mia. Di conseguenza, anch'io non pensavo di avere questo tipo di vincolo perché è stato introdotto a dicembre. Tutti i colleghi assunti dalla stessa graduatoria di merito precedenza hanno potuto chiedere l'assegnazione, cosa che a noi è stata negata, anche addirittura per chi ha figli disabili o disabilità personali. Quindi, cioè, si vanno a toccare La molti. interrompo. Quanti anni ha lei, Serena? 34, Io ne ho 34. però insegna da 10 anni, ha cominciato Sì, ho giovanissimo. iniziato inizialmente con la messa a disposizione perché io tra l'altro abito in uno dei posti dove non ci sono mezzi, ci sono sempre posti vacanti disponibili e liberi. E questa è l'assurdità. Persone, 1.000 posti dopo di me in graduatoria che vengono magari da Milano sono state assegnate qua sotto casa. Quindi questo vincolo è inaccettabile per chiunque. Bene, Katia, lei che cosa ha
ha fatto un'azione legale, ha fatto un ricorso, allora, si è mosso in qualche modo? Io mi sono mossa subito a chiedere l'assegnazione temporanea per minore di 3 anni perché nella regione Veneto è stata accettata. E quindi in regione Lombardia ho detto un diritto che vale per tutte le madri, lo chiedo. Mi è stata negata, però mi è stata negata dopo che ho mandato una diffida tramite legale. Io con una PEC pretendevo una risposta che l'USP di Brescia e di Milano non mi davano finché non ho pagato un legale. Inizialmente questa è finita così, mi è stata negata. E poi ho fatto anche ricorso al TAR della Lombardia, che ha rigettato il ricorso. Però stiamo andando avanti con l'appello al Consiglio di Stato, perché dicono che il reclutamento, le procedure sono state corrette, ma non è vero, perché non è stata rispettata la graduatoria di merito. Chi viene prima deve avere priorità di scelta, chi viene dopo deve avere minor possibilità. È impossibile che la gente che viene dopo di me abbia preso posti sotto casa, io che venivo prima lontana 100-200 chilometri. Non è una graduatoria di merito, è di fortuna e non è giusto. Va bene, Serena, lei invece che cosa ha fatto? Ha fatto qualche ricorso? Scusi, non ho attivato nulla, cioè non mi sono informata, ma mi hanno consigliato di aspettare marzo-aprile quando si aprirà la mobilità per provare a far domanda, appunto perché attualmente sono comunque in maternità, e anch'io proverò a chiedere l'avvicinamento con la legge 42 bis, perché non posso fare altro, ovviamente pagando un legale a mie spese, e senza garanzie, perché in Lombardia, come ha appena detto la collega, sono state rigettate quasi tutte le richieste, nonostante sia prevista, cioè c'è una legge che tutela le madri con figli di età inferiore ai 3 anni, per chiedere appunto l'avvicinamento. Nel ringraziare le nostre ospiti, Katia Lamari e Serena Bolognini, ricordo che gli assunti dal 1 settembre 2020 sono stati circa 20.000 e di questi una grande parte è bloccata nella sede di servizio proprio per il vincolo quinquennale. A tutti voi ricordo che chiunque volesse partecipare alla trasmissione La vostra opinione conta può mandare un'email ai lettori ci scrivono @tecnicadellascuola.it indicando l'argomento di cui vuole trattare e il numero di cellulare. Grazie a tutti, alla prossima volta.